E un Brindisi acciaccato nel reparto difensivo, quello che si appresta ad affrontare sul terreno del Franco Fanuzzi la prima della classe. Le velleità del Città di Brindisi restano quelle dichiarate all'inizio dell'anno, giocare ogni gara con grande intensità per mirare i 3 punti per fare il salto in classifica, magari conquistando la prima vittoria dell'anno. E l'armata, guidata dal tecnico Enzo Maiuri, si appresta a scendere in campo contro l'Ischia senza timori reverenziali nei confronti di alcuno, nonostante l'assenza di peso di Capitan Taurino, che ancora non è riuscito a smaltire i postumi dell'infortunio rimediato nella gara di ritorno contro il Trani. Assente anche Buono, perché è fermato per un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Il reparto difensivo dovrebbe essere ridisegnato impiegando Ciano dal primo minuto a destra e spostando Masullo al centro accanto a Miale. A sinistra Maiuri dovrebbe piazzare Centanni. Ad arbitrare l'incontro sarà il direttore di gara Marinelli di Tivoli.